Il 2 giugno The Pokémon Company ha rilasciato sui suoi portali ufficiali un trailer riguardante le due espansioni del DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ossia l'isola solitaria dell'armatura e le terre innevate della corona. Ci sarebbe moltissimo da dire e tanto su cui discutere. Ma come forse saprete, davanti a news così tanto massicce, il mio occhio non può che focalizzarsi sulla lore e sulla trama, che sono poi il vero fulcro di questo canale. Prima dell'uscita dei DLC vedrò di parlare di tutto ciò che sappiamo, di dare le mie opinioni riguardo a ciò che ho apprezzato e ciò che invece mi ha lasciato scettico. Ma quest'oggi concentriamoci sulle terre innevate della corona e più in particolare sui Pokémon leggendari che qui abitano. È inutile indugiare perché il titolo del video e la miniatura già tradiscono il contenuto. Quest'oggi si parlerà di Zapdos, Moltres e Articuno di Galar. Pokémon che secondo le informazioni fornite dal sito ufficiale migrano presso la Landa Corona una volta ogni svariati decenni. Ora è chiaro che per tentare di dire qualcosa circa questi Pokémon, il primo passo da compiere è tentare di supporre il motivo di una tale migrazione, che deve essere in un modo o nell'altro connesso alla loro forma Galar. Partiamo innanzitutto col segnarci un punto fondamentale. Il sito ufficiale non ci dice semplicemente che dopo un determinato lasso di tempo questi Pokémon sono tornati alla Landa Corona. Ci dice molto di più, ci dice che questi Pokémon appaiono una volta ogni svariati decenni, implicando che ciò sia avvenuto più volte nella storia. Questa riflessione, per quanto banale, ci permette di fare un balzo in avanti rispetto alle nostre speculazioni. Se Zapdos, Moltres e Articuno di Galar ciclicamente ritornano presso le Lande Corona, allora questo vuol dire che altrettanto ciclicamente questi Pokémon necessitano qualcosa da queste terre. Ora, noi sappiamo per certo, già dai tempi del primissimo trailer uscito in data 9 gennaio all'interno di una Pokémon Direct, che tutti e tre questi Pokémon hanno una sorta di legame non meglio specificato con l'albero dalle tonalità rossastre che abbiamo visto meglio all'interno del trailer del 2 giugno. Ed è quindi lecito supporre che il motivo della loro migrazione sia da ricondurre a questa pianta. Ma ovviamente c'è dell'altro. Già, perché le forme Galar degli uccelli leggendari di Kanto non sono gli unici Pokémon connessi a questo albero, e anzi, forse rispetto al protagonista del DLC, Zapdos, Moltres e Articuno di Galar a questo albero sono connessi solo secondariamente. Con la perifrasi protagonista di questo DLC, ovviamente mi riferisco a Calyrex. La connessione tra questo Pokémon e l'albero rosso è già stata messa in mostra sia da me che da tantissimi altri creators, sia italiani che esteri. Ma credo che il trailer ci fornisca ulteriori dettagli e conferme di ciò che è stato globalmente sostenuto, che è interessante analizzare per dare vigore a questa ipotesi. Intanto, durante la cutscene all'interno della quale Zapdos, Moltres e Articuno di Galar combattono ai piedi dell'albero, in background sono meglio visibili i frutti che già erano stati identificati al tempo del primo trailer come simili alla forma della testa di Calyrex. Quest'ultimo appare all'interno del trailer del 2 giugno in due occasioni. Nella seconda il Pokémon sembra prepararsi all'inizio di uno scontro con il giocatore, che verosimilmente nel corso dell'avventura dovrà catturarlo. Nella prima, invece, Calyrex si mostra in quello che sembra essere un accenno di cutscene, con alle spalle del Pokémon una non meglio definita chioma di albero. Ora, benché da quello che vediamo effettivamente potrebbe trattarsi di un qualsiasi albero, non credo sia così. E questo perché la scena a cui assistiamo sembra essere un preludio a una battaglia o comunque un incontro molto ravvicinato e importante con Calyrex. Al cospetto di un luogo come la Landa Corona, che presenta una varietà di background scenici molto più grande anche delle terre selvagge, molto banalmente, la scelta di coprire lo sfondo di una scena simile con la chioma di un albero, qualora questo albero non fosse effettivamente importante, sarebbe quantomeno curiosa. Infine, la cutscene riguardante Calyrex, come già detto, sembra essere in una fase iniziale, nella quale la telecamera si sposta rapidamente verso l'alto per inquadrare il Pokémon, indicando con questo movimento una sua posizione abbastanza sopraelevata, e la vegetazione comune della Landa Corona non sembra brillare in altezza a tal punto da giustificare un tale movimento, se non ovviamente per l'albero rosso. Ah, prima di proseguire, due cose riguardo a questo albero. Guardando il trailer, inizialmente sono andato in confusione per via dei mutamenti di colorazione che questo albero assume, in particolare dal rosso che è stato mostrato per la maggior parte del trailer ad un colore più vicino a un blu notte mostrato durante la cutscene di Zapdos, Moltres e Articuno. Ebbene, non ho parlato di notte invano. Ad un'occhiata più attenta, infatti, sembrerebbe che quell'albero che vediamo nella cutscene di Zapdos, Moltres e Articuno e l'albero rosso che abbiamo visto più volte durante il trailer siano lo stesso albero, che però di notte, per così dire, si spegne. Ciò che ho detto è confermato da uno screen mostrato sul sito ufficiale, che mostra la stessa identica scena della cutscene dove appare
appare Articuno, ma durante le ore diurne e con l'albero che a quel punto ha una colorazione rossa, esattamente come abbiamo visto nel trailer. Quindi sì, parliamo di un albero che di notte cambia colore. Infine, prima di addentrarci ancora più a fondo nella questione, un'ultima fondamentale digressione riguardo a questo albero. Non so se l'avete notato, ragazzi, è davvero gigantesco. Zapdos e Moltres di Galar sono rispettivamente alti 1,60 m e 2 metri. Eppure, anche considerando la prospettiva dalla quale li vediamo, superano a malapena le radici di questo albero. Questo aspetto, unito al fatto che durante la Pokémon Direct del 9 gennaio ci venne detto, come già accennato, che questo albero specifico lo avremmo trovato in una zona che non sembrava appartenergli, alimentano la nostra precedente teoria, già sostenuta a inizio gennaio, secondo cui l'attuale albero rosso a cui sono legati Moltres, Zapdos e Articuno non sia altro che un albero sostitutivo di un precedente, che ad oggi però possiamo ammirare, privo delle sue foglie e ricoperto dalla neve. Tale albero, che abbiamo visto essere tanto grande da essere visibile addirittura dal nuovo albero, è letteralmente contenuto all'interno di un'antica reggia. Considerato che di Calyrex sappiamo che un tempo regnò sull'intera Galar, incluse queste terre, la reggia potrebbe essere stata la sua, o quantomeno potrebbe essere stato il luogo dal quale il Pokémon esercitava un potere che ad oggi non ha più. I motivi per cui questo antico popolo di Calyrex potrebbe essere finito li analizzeremo nel video dedicato ai regi. In ogni caso, se quella reggia fosse effettivamente la reggia di Calyrex, allora di Calyrex dovrebbe essere anche l'albero spoglio e dunque conseguentemente anche quello attuale, sul quale crescono dei frutti che un tempo, a questo punto, sarebbero dovuti crescere all'interno della reggia del Pokémon. Già, i frutti. Potremmo dire che ciò che abbiamo fatto notare finora non sia altro che una base di lore ricostruita per poter dedurne la trama. Ora, per non brancolare troppo dietro i singoli concetti, occorrerà ondeggiare tra un argomento e l'altro, cercando però allo stesso tempo di non perdere il filo del discorso. Partiamo dai frutti dell'albero, che d'ora in poi per comodità chiameremo albero di Calyrex. Precedentemente ho detto, sulla scia di tanti altri, che questi frutti ricordano le fattezze della testa di Calyrex, ma in realtà non è proprio così. In effetti, questi frutti somigliano più al suo cervello, già perché la corona che Calyrex indossa è palesemente parte del Pokémon stesso, e verosimilmente ne è la scatola cranica, visto che il Pokémon è di aspetto antropomorfo. Tutto questo a simboleggiare, si sarebbe tentati di dire, che il potere di Calyrex derivi innanzitutto dalla sua intelligenza. E in effetti, Calyrex è dannatamente intelligente, anzi, onnisciente. È proprio il sito ufficiale, infatti, a dirci che questo Pokémon è tanto intelligente da conoscere passato, presente e futuro. A questo punto ha senso credere che i frutti dell'albero di Calyrex possano concedere a chi li mangia dei poteri analoghi, e che dunque siano in sostanza dei frutti della conoscenza. Ora teniamo fermi questi concetti e spostiamoci su Zapdos, Moltres e Articuno. Questi Pokémon sono migratori, è vero, ma mi viene difficile credere che migrino assieme. Voglio dire, abbiamo visto come il loro carattere sia tremendamente aggressivo, e il sito ufficiale non fa altro che confermarci questa intuizione che abbiamo avuto dal trailer. Se già accanto questi Pokémon risiedevano in luoghi solitari e remoti, perché adesso, con questo tipo di carattere, dovrebbero viaggiare assieme? Il fatto che questi Pokémon siano comunque Pokémon solitari è confermato anche dal primo artwork che abbiamo visto delle terre innevate della corona, all'interno del quale è possibile individuare le figure stilizzate di questi Pokémon molto divisi tra di loro. Si sarebbe tentati di dire a questo punto, visto il loro carattere migratorio, provenienti da luoghi diversi. Questo, però, è un dato fondamentale. Zapdos, Moltres e Articuno, verosimilmente dispersi in tre luoghi differenti del mondo, una volta ogni svariati decenni, ciclicamente, sentono tutti e tre la necessità di tornare alle Lande Corona. Ma non solo. Devono sentire anche la necessità di giungere tutti e tre all'albero di Calyrex e addirittura, arrivati in quel punto, scontrarsi tra di loro. Cosa può suscitare simultaneamente in tre creature distanti questo desiderio? Anni fa, non sappiamo quanti, a queste tre creature deve essere capitato qualcosa simultaneamente. Un qualcosa che ciclicamente li spinge a ritornare verso l'albero. Ma poi, perché combattere? Perché scontrarsi se non c'è nulla per cui lottare? Beh, oddio, qualcosa ci sarebbe. I frutti di Calyrex? Ok, va bene, ammettiamo anche che Zapdos, Moltres e Articuno tornino a Galar per cibarsi dei frutti di Calyrex. Non può essere la prima volta, giusto? Voglio dire, ad inizio video abbiamo detto che questi Pokémon ciclicamente tornano sempre in questo luogo. Ma ciò almeno una volta deve essere successo. Almeno una volta questi Pokémon devono essere ritornati, sennò il sito ufficiale non ci direbbe con così tanta certezza che questi Pokémon ritornano una volta ogni svariati decenni. Ma come?
Quei frutti non dovrebbero consegnare la chiave dell'onniscienza di Calyrex. Mi sfugge qualcosa. Se in passato Zapdos, Moltres e Articuno si sono cibati dei frutti della conoscenza di Calyrex, allora in questo momento dovrebbero aver ottenuto l'onniscienza, e cosa si può volere di più? Una volta ottenuta, non ci sarebbe stato più bisogno di cibarsi di quei frutti. Non c'è un'onniscienza maggiore dell'onniscienza, dato che l'onniscienza conosce tutto. E se quei frutti avessero dei poteri benefici solo per Calyrex? Voglio dire, quest'ultimo è un Pokémon onnisciente che governava sugli umani e probabilmente in una qualche misura anche sui Regi. Insomma, un dio. Che cosa accade agli esseri mortali quando tentano di mettere le mani su un dono divino? Succede che diventano malvagi. Succede che si inebriano di quel potere a tal punto da corrodere la propria stessa natura. Da Adamo ed Eva a Kira di Death Note, tutti, ironicamente, legati ai frutti. Da Paride, che a causa del frutto divino scatenò la mitica guerra di Troia, ad Ercole, la cui undicesima fatica fu quella di rubare le mele d'oro custodite dagli dei. Ogni mitologia ha visto nei frutti qualcosa di divino che l'essere mortale non avrebbe dovuto prendere, perché qualora l'avesse fatto, qualora fosse entrato in contatto con quei frutti, la sua natura si sarebbe corrotta. E allora a questo punto non sorprende che Calyrex abbia l'abilità agitazione che impedisce ai Pokémon quasi simbolicamente di mangiare bacche. E non ci sorprenderà, se così sarà, dover porre un freno a Zapdos, Moltres e Articuno di Galar e alla loro sfrenata follia. E ancor meno rimarremo scioccati se a fare ciò saremo affiancati da Calyrex, il cui potere nel tempo, dopo la caduta del suo regno, potrebbe essersi affievolito. Saremo dalla parte di un antico re ormai decaduto, spogliato dei suoi titoli, e contro la corruzione di chi, volendone usurpare il potere, ha finito per corrodere la propria anima, dando sfogo ad una malvagità prima inesistente. Ed è allora probabile a questo punto che sia proprio dovuto ai frutti di Calyrex il mutamento che Zapdos, Moltres e Articuno hanno subito. Probabilmente nel corso delle loro migrazioni questi Pokémon si sono cibati dei frutti, e ciò ha portato, come per Adamo ed Eva, a sviluppare in loro il peccato originario e dunque a cedere al gioco della malvagità. In tutto questo ho voluto lasciare da parte un personaggio per chiamarlo in causa solo ora. Sto parlando di Peony, un personaggio che, secondo la lore descritta dal sito ufficiale, ha portato con sé la figlia per imbarcarsi in un'avventura alla ricerca della verità riguardo ai Pokémon leggendari che popolano la Landa Corona. Il web ha subito ipotizzato che la figlia in questione possa essere Sonia, dato che quest'ultima ha già partecipato agli studi riguardanti le leggende di Zacian e Zamazenta. Ma con questa osservazione mi trovo in disaccordo per un principale motivo. Il personaggio della figlia di Peony viene citato per ben due volte all'interno della lore ufficiale. E questo mi porta a credere che possa non solo essere molto più centrale di quello che sembrerebbe, ma anche la vera ed ultima ragione per cui Peony questi leggendari li sta cercando. Ci viene detto che Peony prova un grande affetto per la figlia, ma perché specificarlo? Non è forse normale, essendo suo padre? Forse lo è, ma se viene citato questo aspetto nella lore di Peony, allora vuol dire che nel corso dell'avventura questo affetto noi lo vedremo. Forse azzardo un po', ma potrebbe dimostrarlo fin troppo questo affetto? Potrebbe per la figlia agire fin troppo spavaldamente? E ammesso che questa figlia sia un personaggio non ancora visto, perché non mostrarcela? Perché celarne l'aspetto? Voglio dire, ad oggi questo è l'unico personaggio dei DLC di cui siamo al corrente ma del quale non conosciamo il volto. Possibile che ciò sia dovuto al suo aspetto particolare? Possibile che il vedere la figlia di Peony possa dare troppi indizi su quello che ci aspetterà? La butto lì. Possibile che la figlia di Peony sia malata? E che il padre non voglia semplicemente scoprire la verità dietro ai Pokémon della Landa Corona, ma scoprire se quella verità è funzionale a curare sua figlia? Del resto, Peony non ci viene descritto come un esperto esploratore, né come uomo del posto, dato che giunge nei pressi della Landa Corona. E entrambe queste affermazioni sono sostenute dal fatto che alla guida del corpo di esplorazione saremo noi e non lui, e che verosimilmente saremo noi ad aiutare Peony e non il contrario. Può essere che Peony si stia imbarcando in un'impresa spavalda per l'affetto che prova verso sua figlia? E che a questo punto, come tanti personaggi che abbiamo conosciuto a Galar, non stia facendo altro che travisare le leggende di Calyrex? E infine, siccome Pokémon resta Pokémon e il bene trionfa sempre sul male, assisteremo alla vittoria di Calyrex e sarà forse lui, dall'alto del suo immenso potere, a curare la figlia di Peony come segno di riconoscenza per il suo aiuto? Sarà questo il lieto fine che ci aspetta? Sembrerà banale, ma solo il tempo
ci potrà dare la risposta. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che si sia notato il miglioramento di qualità con le nuove luci che ho riportato su da Bologna a Milano. In ogni caso vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, un commento e iscrizione al canale. Vi ricordo anche di passare da Twitch perché su quella piattaforma sono molto attivo, anche se la settimana che sta per venire sarà una settimana di pausa, e premete la campanella qui su YouTube per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.